questo numero di Pet News Magazine. Una pillola per allungare la vita del cane. Ecco perché alle lucertole ricresce la coda. Cani, un giro attorno a sé per riposare meglio. L'idea di poter godere più a lungo della compagnia dei cani prolungando la loro esistenza nasce dall'iniziativa di una startup che sta cercando di ideare una pillola per aumentare la longevità dei nostri amici a quattro zampe. La nota azienda Loyal sta infatti conducendo due studi che prevedono l'assunzione di una pillola, rispettivamente con dose mensile o giornaliera. Entrambi i prodotti sono ancora nella fase iniziale di sperimentazione. Il più grande studio di epigenetica del cane mai condotto mostra ai ricercatori tutti quei cambiamenti irreversibili che agiscono sul DNA. Capire come questi cambiamenti molecolari possano contribuire all'invecchiamento del nostro animale domestico potrebbe fornire parametri di riferimento migliori per stabilire la salute di un cane. Presto tu e il tuo cane potrete beneficiare di queste intuizioni direttamente attraverso un test che informa la salute e lo stile di vita o indirettamente attraverso uno sviluppo terapeutico più rapido. Così ha affermato Zane Koch di Loyal. Naturalmente tutti ci auguriamo che queste sperimentazioni abbiano successo, permettendo sia di godere per più tempo del rapporto con i nostri amati cani che di usufruire dei segreti anti-age anche in ambito umano. Oggetto di studio da parte degli scienziati a causa delle loro capacità rigenerative, le lucertole sarebbero un tipo di rettile al pari di noi umani in grado di rigenerare un'appendice perduta. È appurato infatti che quando una lucertola perde accidentalmente la coda, il suo organismo mette in moto le famose cellule staminali con l'obiettivo di ricreare l'estremità mozzata. Tuttavia la struttura sostitutiva sarebbe costituita da un tubo cartilagineo imperfetto, privo sia di colonna vertebrale che di nervi. Grazie agli studi condotti alla University of Southern California, oggi sappiamo come funzionano esattamente le cellule staminali in questi rettili e come aiutarli affinché rigenerino code migliori. Questo è uno dei pochi casi in cui la rigenerazione di un appendice è stata notevolmente migliorata attraverso la terapia basata sulle cellule staminali in qualsiasi rettile, uccello o mammifero e aiuta gli studi sulla guarigione delle ferite negli esseri umani. Così ha dichiarato l'autore corrispondente dello studio Thomas Losito, assistente professore di chirurgia ortopedica biologia delle cellule staminali e medicina rigenerativa presso la Keck School of Medicine della USC. Il modello formato da un tessuto scheletrico e nervoso sul lato superiore o dorsale, da un tessuto cartilagineo sul lato inferiore o ventrale, alla base di queste code migliorate, sarebbe più precisamente conosciuto come sistema dorso-ventrale. Le lucertole esistono da più di 250 milioni di anni e in tutto quel tempo nessuna lucertola ha mai rigenerato una coda con uno schema dorso-ventrale fino ad ora. Così ha affermato Losito. Il mio laboratorio ha creato le prime code di lucertola rigenerate con scheletri modellati. Per quale motivo prima di accucciarsi definitivamente il cane giri su se stesso ancora non si sa, anche se le teorie che giustificherebbero questo comportamento sono davvero interessanti. Tra le più accreditate ci sarebbe quella che sostiene l'importanza del lignaggio del cane. Esso, in quanto discendente del lupo, avrebbe ereditato questo tipico movimento trasmesso dagli antenati che solevano creare un luogo confortevole per dormire, schiacciando erba e neve per ricavarne un letto caldo. Differenti teorie ritengono che questo comportamento sia stato alimentato da un istinto di autodifesa. I cani girerebbero su loro stessi per osservare l'area circostante, verificando così l'assenza di pericoli. C'è chi crede molto semplicemente che quell'andare avanti e indietro sia solo un modo per trovare la posizione giusta per dormire, proprio come fa l'essere umano per addormentarsi. Un gesto rituale che sembra molto comune tra i cani di tutte le razze ed è riconosciuto come comportamento naturale ed innato. Che sia per un passato da lupi selvaggi o per la semplice necessità di stare comodi, una cosa è certa. Tutto ciò sembra indispensabile per un valido riposo.